Ok, quando benvenuto. Grazie. E bella, bella vittoria, perché all'ultimo sono più belle, no? Quella di sabato, anche se speravate in cuor vostro probabilmente di chiudere prima la partita e non arrivare al 92esimo per doverla vincere. Sì, è stata una partita difficile per me, sempre la prima gara è più difficile. Poi perché anche ci siamo tanti calciatori nuovi e non li conosciamo tra di noi, molto molto bene, ma abbiamo tempo per migliorare tutto, no? giorno a giorno. E per quanto riguarda il tuo arrivo, diciamo così, praticamente due giorni sei già in campo da titolare. Sì, per me è stata un po' tutte queste cose, è stato successo rapido, molto rapido, ma alla fine sono contento che abbiamo riuscito di vincere tre punti, perché questi sono più importanti. Abbiamo iniziato bene con il destro, no? Tre punti, ma dobbiamo lavorare bene, perché il campionato è lungo e speriamo che alla fine noi siamo squadra contenta. Noi siamo contenti alla fine del campionato. Facciamo il nostro obiettivo. Domenica, l'altra domenica avevi giocato su Arlesio. Sì, sì. No. Quindi la domenica hai giocato, il sabato hai giocato qua. Sì, non è questo problema, il problema è che sono venuto qua, a Glasgow abbiamo giocato, cioè a Glasgow erano 12, 13, 15 gradi, sono arrivato qua e per essere sincero è stato il trauma. Questo è stato la cosa più difficile per me, questo cambio rapido di temperatura. Ma io dico che ora abbiamo ce l'ho tempo, una settimana per abituarmi bene con il tempo, con il tutto. Ecco, come sembrava che volessi rimanere a Glasgow almeno prima, il giorno prima di trovare l'accordo con lo Spezia, come è andata, come l'avete trovato l'accordo? No, io sono trovato benissimo a Glasgow. Di là come ci sono, non lo so, come ci sono come città, come ci sono come posto, di gente, diciamo, come luogo, posto, come fuori, tutto è spettacolare, ma il problema è che problemi economici. No. Eravamo in quarta divisione e per me è stato un po' più difficile, no? Giocare anche in quarta divisione, perché sono tipo che ce l'ho ancora di giocare, non lo so, 2-3 anni, dipende da come mi sento. Voglio giocare, cioè, a un livello abbastanza più alto. Poi c'era anche il problema di nazionale, perché eravamo in quarta divisione, eravamo tutti anche nazionale, e da questo motivo, cioè, siccome è stato questa opportunità, la Spezia, la società hanno voluto di venire qua, siccome loro ci sono stato d'accordo, la mia decisione è stata di venire qua, ma non è che quell'intervista che voi l'avete visto, sì, due giorni fa, c'era un'intervista che l'ho fatto in un giornale di Romania, ma l'ho fatto una settimana prima. Sì. Non sapevo niente da questo. Visto invece sul sito. Però è che qua l'hanno
l'hanno dato in giornale due sì. giorni prima di venire qua, da questo motivo. Poi l'intervista l'ho fatto una settimana fa, prima, e io non sapevo niente da, da questo... L'avevi fatta in Romania quell'intervista? Sì, un... sì. Domenica e sabato troverai l'allenatore del Verona che allenava il Cluj. Mandorlini. Mandorlini. Sì. Posso dire... Sarà una gara difficile. No? Hanno preso un brasiliano al tuo posto di Lorenzo, no? Non so chi. Ho visto sul sito uno che giocava nel campionato inglese, mi pare, no? Edu? Possibile? Sì, sì. Sì, chi ha preso? Il Rangers. Rangers? Sì. No, Rangers è stato in quel momento, in questo momento hanno venuto Cribari, c'è bisogno. Cribari. Dicevi scusa della gara di domenica, come di sabato con il Verona, che gara sarà? Sarà una gara difficile per noi, molto difficile. No, come sentito loro, loro è una squadra che anche loro vogliono di andare in Serie A, hanno una buona squadra. Beh, all'inizio del campionato diciamo è un incontro sicuramente difficile, però all'inizio del campionato, come si è visto, un po' tutti faticano perché devono ancora sì. conoscersi bene sì, le squadre, sì. insomma, anche sì. a livello fisico non si è ancora al top, quindi sarà una partita certamente difficile, però comunque non dirà ancora nulla su quello che potrà essere il campionato. Sicuramente sarà una partita difficile, ma che anche io non conosco tante cose da Serie B, cioè, un po' tutto nuovo per me, ma alla fine io sono contento di essere qua, voglio di aiutare questa squadra e, come ho detto, spero di fare bene a fine di campionato e di riuscire a fare il nostro obiettivo. Un po' segni, fai gol di testa durante la partita, quando sei saltato. Siete saltati tutti e due, schiavi e te. Spero, siete un po' ostacolati. Spero la prossima volta. Com'è stato l'impatto con lo stadio, con la tifoseria? L'impatto con i tifosi? Anche perché da Glasgow c'è un po' di differenza. C'è un po' di differenze, ma io sono stato contento perché tutti hanno venuto qua, ho visto uno stadio pieno e durante la partita hanno stato vicini a noi e io dico che per noi che siamo una squadra giovane abbastanza, questo è molto importante. I tifosi deve essere sempre vicini a noi, solo così possiamo riuscire a fare tante cose. Okay.